Ay, mami. Este trago va en tu nombre, mi amor. Dietro al comune per presentare una serata strepitosa, Calici di Stelle. Ci sono un sacco di ospiti, ci sono le degustazioni, i vini, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta. Qui abbiamo una signora che sta preparando la frutta fresca. È la cosa più gentile, sempre locale, vero? Sempre locale, naturale, per Calici di Stelle. Per Calici di Stelle. Prego. Buonasera signora. Come va? Bene, grazie. Un po' accaldate, ma va bene. Che cosa avete preparato di buono? La pasta, fatta in casa con vari condimenti, cioè con pecorino, ricotta forte, cacio ricotta, basilico e peperoncino. Signori, si sente un profumino qui che è basilico in abbondanza. Io non ho cenato. Ricotta, peperoncino, pecorino. Adesso vado a vedere cosa c'è da quell'altra parte, perché sicuramente ci saranno delle cose buonissime. Signori, corriamo. Marmellate. Benissimo. Dopo le fave la prugna va benissimo. Perché dopo le fave? Ti aiuta. Allora signore, abbiamo scoperto che dopo le fave la prugna ti aiuta. Perché comunque non prevedevamo, anche se non prevedevamo un afflusso così di gente, insomma, abbiamo ben oltre superato le nostre aspettative. Allora siamo contenti. Siamo contenti. Evviva! Evviva! È sicuramente riuscita. È sicuramente riuscita anche grazie soprattutto all'impegno del collega assessore Ivano Garalaldo, che sicuramente ci sta in giro, non sappiamo dove trovarlo. Ma tu non pensi che sia anche un pizzico di attrazione da parte di Pino Campagna? Lì adesso sul palco. Sì, certamente. Comunque siamo stati molto bravi, questo è da riconoscere. Avete azzeccato? Certo, abbiamo azzeccato. Sì. È proprio estivo, un personaggio che va bene d'estate. Sì, certamente. Eccolo. Mi ha portato un sacco di gente qui a Sala. La piazza sembra il quadro qua. Sì. No, ma non si ferma tutto sulla piazza. Ci sono dall'altra parte, dal porticato e poi fino alla via, diciamo, Roma, fino a quella, da quell'altro, dall'altro lato. Va bene, tutto allora mi farai da cicerone, assessore. Flavia Conte di Teleradio Città Bianca, Colpi di Sole. Lei è nella nostra trasmissione Colpi di Sole. Mi vuol parlare un po' di questa FIAB? La FIAB è un'associazione culturale. Simpatico con la macchina della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Noi lo siamo all'associazione Percorso di Sale. Guardi la telecamera. Ecco, e siamo un bel numero di soci, noi organizziamo ciclopasseggiate tematiche, noi promuoviamo la mobilità dolce, cosiddetta, quindi la scoperta del territorio attraverso l'uso della bicicletta, quindi muovendosi lentamente. Abbiamo qui qualcosa che mostra qual è la nostra attività. Comunque vi invito anche a visitare gli scout, i nostri amici. Possiamo fare anche noi la passeggiata in bicicletta? Lei se la sente con questo abito? Proviamo. Io ho la bicicletta, se vuole provare a fare un giro. Proviamo, andiamo, dai. Troppo alta per me. Troppo alta. Ma sarebbe divertente fare una passeggiata. Cosa dici, cameraman? Perché sto in Africa? Cosa avete offerto di buono? La pasta fatta in casa, la trippa,
raccolti. Meraviglia! Cosa vi viene? Beati coloro che le hanno assaggiate. Noi abbiamo le lasagne, i cannelloni, le cotolette, i peperoni, di tutto. Che cosa le piace, signora? Tutto. Il piatto preferito suo? Tutto. Avevamo le lumache, ma lei le ha mai mangiate ripiene? No. Lì c'è il trucco. Lì c'è il trucco, signori. Bisogna mangiare le lumache ripiene. Piatto nuovo. È merito dello staff della zia Cinzia, che sono state veramente, veramente... Chi è zia Cinzia? Zia Cinzia. È una fresca e giovane ragazza. Vincella. Allora, quale piatto è ideato la zia Cinzia? Quello che è andato forte stasera erano le cozze ripiene. Bene. Bene, allora. Senta, ci fa venire fame adesso. Meglio che andiamo, Tello, se no qua. A noi già c'è venuta. Prego? A noi già c'è venuta fame. E il problema è perché ha mangiato tutti, tranne che noi. Quindi. Come capita sempre. Certo. Bene. Però ci siamo divertiti. Mi scusi, che cosa c'è di buono qui? Il tonno pescato nello Ionio. Mi sa di conoscerla lei, mi sa che lei vive, cioè ha un'attività sul mare. Esatto, esatto, ha detto bene, la scogliera. Anche qui, Torre Colimena. Sì, è un'altra anche più vicino, è Reggio Domizia. Sì. Conosce? Sì. Grazie. Senta, questi prodotti? Prodotti sono prodotti locali, pescati e trasformati direttamente da noi. Quindi pescati nello Ionio, sono prodotti che si pescano, diciamo, tutto l'anno, hanno una lavorazione molto artigianale, per cui non ci sono additivi, non ci sono conservanti, è un prodotto naturale che può essere consumato da chiunque. Poi è presentato in vetro, per cui dà un aspetto, diciamo, è una vetrina molto molto accattivante. Bene. Verremo da lei a degustare oppure a mangiare, forse, a mangiare. E le auguro di avere un grande successo, perché è roba genuina, quindi è buonissima. E non poteva mancare il cacio pugliese, è vero? È vero, è vero. Quale masseria? Olivaro. Ah, quindi siamo a Maruggio. Maruggio. Buonissima, la conosco. Voi avete anche cavalli, vero? Sì, sì. È un posto bellissimo, signori, andatelo a visitare perché è proprio bello. Bello, bello, bello. Perché sto è Africa. Perché sto è Africa. C'è la vendita dei biglietti, estrazione del palio per i prodotti delle terre del Primitivo. Palio 40 bottiglie di vino per la prima estrazione, quindi a fine serata sul palco verrà effettuata questa rifa con l'estrazione del numero vincente. Benissimo. Bottiglie messe in palio da tutti gli espositori. Quindi, ma vino di tutti i tipi, 40 bottiglie di vino di tutti i tipi? Sì, di tutti i tipi, sì. Quindi il vincitore si ubriacherà con gli amici sicuramente o da solo? Se intende invitare i familiari, probabilmente viene evitato il rischio sbronza. Ciao carissimo, buon lavoro. Scusi, vedo che sta degustando un po' di vino, sì. Cosa ne pensa di questo calice di stelle qui a Sava? Diciamo che è un'ottima riuscita, poi con i vini della cantina Gallenos, che sono veramente ottimi, diciamo, veramente buoni. Si sta divertendo? Molto, bella serata, sì. Grazie. Prego. Quindi ci possiamo concedere qualche bicchiere in più. Sei sapeso? Sì, sì. No, cioè io pensavo di aver beccato un turista. Grazie mille. No, sembri un americano in vacanza. No, un italiano in vacanza. No, sono sapese e la cosa mi fa onore, insomma, mi sta la serata, no?
Bene, senti, ma cosa stai bevendo? Io sto bevendo un vino che conosco già, perché questa è la cantina dove mi rifornisco abitualmente, quindi è un vino che conosco già e che consiglio a tutti, insomma. Ma niente, quindi è una serata che è venuta benissimo, ogni anno che passa va sempre migliorando, quindi. Buon vino! Grazie, anche a voi. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Scusi signora, quindi voi state cantando, di dove siete? Via Vitrana. Come vi chiamate? Luisa. E il gruppo? Figlio dei tempi nostri. Ah, voi siete! Bene, allora. Sì, no, vi conoscevo, siete famose. Grazie mille. Molto gentile. Buon lavoro a tutti. Grazie. E lei come si chiama? Salvatora. Salvatora. Bene. Salvatora. Origine. Bene, adesso assistiamo al vostro concertino. Grazie. Ciao. 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 Cataldo, assessore all'agricoltura, sì. L'abbiamo cercata per tutta Sava, lo sa? Sì, sicuramente sì, ma non siete i soli, poiché il mio cellulare è stato caldissimo questa sera, poiché chiaramente ero richiestissimo, visto che ho organizzato insieme appunto alla strettissima collaborazione del consigliere Mino La Corte e con gli altri collaboratori, Giuseppe Saracino e gli altri che hanno collaborativamente a realizzare tutto questo, per cui conoscendo tutti i piccoli dettagli, ogni piccolo dettaglio, chiaramente tutti i produttori o le aziende o le associazioni o tutti mi chiedevano questa sera, mi cercavano chiaramente per andare a chiudere quei piccoli dettagli che ancora, però la soddisfazione è tantissima, perché tutta questa gente a Sava forse non è stata mai vista tutti in una volta, specialmente tutti i turisti che siamo riusciti ad attrarre dalle coste. Noi quindi personalmente siamo andati un grandissimo successo, sicuramente diciamo. Siamo andati tutti insieme con i ragazzi a invitare la gente sulla spiaggia, su tutto il nostro splendido litorale, pur di far poter conoscere le eccellenze del nostro territorio, le bellezze, il museo. Non so, siete andati a visitare il museo? No, ci accompagna lei, ci accompagna. Lontano. Possiamo andare a vedere per esempio il Trappeto Giù, dove ci sono le degustazioni guidate, possiamo andare andiamo a vedere un attimo giù. Andiamo. Cosa sta succedendo qui sotto? Si stanno svolgendo delle degustazioni guidate insieme appunto al dottor Max Martella dell'associazione Sileno in Terre di Puglia, che si occupa appunto di promozione della qualità del nostro prodotto, del vino della nostra terra, e insieme anche al giornalista sommelier Eustachio Cazzorla, che è molto conosciuto per i suoi programmi in TV per le degustazioni guidate. In questo momento particolare è finito il momento di degustazione guidata e stanno svolgendo appunto gli assaggi per un concorso di vini autoctoni territoriali. Molto interessante, benissimo, è anche molto bello questo trappeto. Ay, mami. Te trago en tu nombre, mi amor.